Attenzione! Lo Mosca! Lo sbaglia Lo Mosca! Che dici? Ma come si fa? Napoli, Cremonese, i calci di rigore, ma come si fa? Cioè, ci hanno dato 5 pere 3 giorni fa. Vai a giocare contro l'ultima in classifica e te la porti ai calci di rigore e sbagli pure la bocca. Allora, una domanda napoletana, una domanda. È meglio perdere 5-1 ammettendo di aver fatto schifo con una squadra superiore a te, oppure portarti a... attenzione, ti spacca la porta! Attenzione a questo calcio di rigore napoletano, attenzione. Dicevo, è meglio perdere 5-1 contro una squadra superiore in tutto e per tutto a te, ammettendo di aver fatto schifo, oppure portartela ai tempi supplementari e non so se passi contro l'ultima squadra in classifica e sono 40 i punti che vi dividono. Napoletano, allora aveva ragione Allegri, avete fatto la partita della vita. Attenzione, Osimhen senza mascherina, prova Osimhen. e fa il gol è tutto all'ultimo calcio di rigore. Napoletano, dai, rispondi a questa mia domanda. È meglio perdere 5-1 contro la squadra migliore del campionato effettivamente, ammettendo di aver fatto schifo, o portarsi ai tempi supplementari e non si sa se è passata, adesso vediamo l'ultimo calcio di rigore contro l'ultima squadra in classifica, giocando pure 10 contro 11 e facendo cagare tutta la partita. Dimmi tu cos'è meglio. Quindi a questo punto io quasi la sconfitta per 5-1 la digerisco molto meglio. Attenzione, siamo all'ultimo calcio di rigore. Oh, potrebbe essere la fine per il Napoli. Ed è la fine per il Napoli. Ciao, aio! La Cremonese passa in Coppa Italia. La Cremonese va ai quarti di finale ed il Napoli se ne va a casa. A casa! Non ci posso credere. Aio! Aveva ragione Massimiliano Allegri. Aveva ragione Massimiliano Allegri. Avete fatto la partita della vita. Stagione del Napoli, c'è anche la pioggia a bagnare naturalmente le lacrime e... la pioggia che bagna le lacrime dei napoletani, ma come si fa con l'ultima in classifica? Vergogna, la vittoria contro la Juve non ti serve più un cazzo, sono 3 punti in campionato, non ti serve più a niente, sei fuori contro la Cremonese, vergogna, al 120esimo tempo supplementare, vai ai rigori, in 10 contro 11 dopo che hai filato 5 per la Juve. Qual è il vero Napoli? Napoletano, rispondimi tu, qual è il vero Napoli? È questo? O quel magico Napoli che abbiamo visto contro la Juventus? Da questo KO clamoroso con la Roma che ora aspetterà la Cremonese. La Roma invece che aspettare il Napoli aspetterà la Cremonese, ragazzi, perché la Cremonese che vi ha buttato fuori. Ciao, aio!